Aspettate, ho una cosa per voi. Ve l'ho già detto, non mi dovete niente. Sono le chiavi del ristorante. Non si sa mai, giusto per precauzione. Ho bisogno che qualcuno ne tenga una copia. Qualcuno di fiducia. Che c'è? Che succede? Cosa avete in comune con quella gente? Lasciamo stare. Voi siete tutti così. Voi chi? A volte ho l'impressione che abbiate paura di me. Forse sì. Forse ho paura. Non vi conosco. Non so chi siete. Senza contare quello che ha detto il vostro amico sul vostro conto. Che cosa ha detto? Che ha ucciso delle persone? Non avevo scelta. Che Una scelta c'è sempre. cosa è una barzelletta? Non fatemi ridere per cortesia. Che cosa ne sapete voi della guerra? Quando siamo tornati dal fronte, i ministri di allora ci consigliavano di andare in giro in borghese per evitare gli scontri. Per colpa dei vostri amici. Quali amici? Quelli che tiravano le pietre agli ufficiali, anche gli invalidi dovevano nascondersi. Quindi smettetela per cortesia. Piuttosto, cosa vi ha detto Osvaldo l'altro giorno? Che ancora non me l'avete detto. Lo volete sapere? Mi ha chiesto di uscire con lui. Una cenetta intima. Una festicciola privata. Di che vi meravigliate? Sono una donna, no? E gli uomini pensano solo certe cose delle donne, soprattutto delle donne sole. Credono di avere il diritto di aspettarsi qualcosa. Che cosa gli avete detto? È questo che mi fa paura di voi. Gli ho detto che ero impegnata con voi, che saremmo andati insieme al cinema. L'unica cosa che mi è venuta in mente sul momento, però almeno mi ha lasciata stare. Lo capite da solo perché ha voluto rispettare l'amico. È così che funziona tra uomini, no? Abbiamo finito prima stasera. Se volete potete anche andare a casa. No, non ne voglio. Stiamo litigando adesso. E cosa vorreste fare? Non lo so, ma non andare a casa.